Anche quest'anno dunque è inquinato il mare della Foggia. Il dato è stato diffuso dal sito del Ministero della Salute che attraverso i tecnici dell'ARPA tiene costantemente sotto controllo i lidi di tutto il litorale siciliano. Secondo i dati rilasciati quest'anno dall'Agenzia regionale per l'ambiente, la zona Foggia risulta non balneabile. Una situazione non nuova, anche l'anno scorso la zona risultava inquinata, un'autentica estate di passione, quella dello scorso anno, con gli stessi residenti della zona attraverso il comitato di quartiere in prima linea per ottenere che si facesse chiarezza e che avevano anche fatto eseguire ulteriori prelievi oltre a quelli effettuati dalle autorità competenti. Dall'attività di indagine che ne scaturì emerse la presenza di scarti di lavorazione delle olive. Da qui i successivi accertamenti hanno poi portato a verificare che ci sarebbero attività che operano nel settore dell'olio che scaricano nei torrenti con le sostanze che poi finiscono nel mare della Foggia. Adesso i nuovi dati pubblicati dal Ministero della Salute indicano un elevato livello di inquinamento, dati che l'assessore all'ecologia ed ambiente del comune di Sciacca Gaetano Cognata commenta così oggi al nostro telegiornale. Io sono stato questa mattina con il comandante della Capitaneria di Porto perché nelle scorse settimane, quando già la stagione balneare era all'inizio, avevamo già cominciato ad attuare una serie di azioni di controllo che verranno fatte nel territorio e quindi ora nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci saranno una serie di interventi che verranno fatti anche con l'ausilio della Capitaneria di Porto. Il dato, mi dice il comandante, andrebbe anche valutato come viene preso, cioè sarebbe interessante se quando vengono fatti questi prelievi venissero fatti anche di concerto con la Capitaneria di Porto, con altri enti di controllo, in modo tale anche da vedere dove vengono fatti i prelievi ed eventualmente fare dei prelievi in contraddittorio, perché spesso è capitato quando hanno fatto anche dei prelievi la Capitaneria di Porto o anche i rappresentanti della Foggia quando hanno commissionato dei punti in un'azienda privata, i punti poi davano valori completamente diversi. Io prendo ovviamente per buoni questi dati, verranno fatte le azioni di controllo, però sarebbe interessante proprio andare a vedere quando si fa il prelievo in contraddittorio o che cosa viene fuori. Però indubbiamente da parte nostra ci sarà come al solito la massima attenzione, basandoci sempre su il controllo fatto con l'ausilio della Capitaneria di Porto e con eventualmente il supporto degli uffici comunali. In via precauzionale, che tipo di provvedimenti pensate di adottare, visto e considerato che stiamo parlando di una località molto frequentata dai bagnanti? Ma in via precauzionale, come comune, noi dobbiamo avere dei dati e dei parametri più precisi. Intanto l'estensione dell'inquinamento deve essere specificata da chi fa il prelievo e quindi nel momento in cui ci daranno dati più precisi su eventualmente fino a dove si estende il carico inquinante si vedrà. Il comune non può prendere provvedimenti in maniera autonoma. In questo caso l'ASP ha dato, se non mi risulta, dato comunicazione al Ministero dell'Ambiente sui dati che deve inserire nel portale. Questi riguardano indubbiamente la balneabilità della zona in prossimità del torrente Canetici, dove già vige una ordinanza sindacale di divieto di balneazione, però vige in prossimità dell'uscita del torrente. Spostandoci poi da questa zona non è detto che cioè non risultano problemi di balneabilità, almeno questo è in base ai dati che sono in nostro possesso, però indubbiamente ci verranno fatti nei prossimi giorni ulteriori approfondimenti.